Salve amici, Milano è in festa. Dopo averlo tanto invocato, finalmente ritorna la Milano Fashion Week. È una realtà. In programma dal 20 al 25 di settembre, la settimana della moda donna per la primavera estate 2023 alza il sipario. Ci saranno avvenimenti fantastici, 68 sfilate, 210 appuntamenti in calendario ed altro, tra cui spiccano naturalmente debutti intriganti, ritorni eccellenti e new name pronti a farsi valere. Per la stragrande maggioranza dei marchi il concetto dello show in remoto resta un ricordo che ha consentito sì di raggiungere un pubblico molto più eterogeneo e vasto, ma non in grado di sostituire il grande rituale della sfilata con gli street photographer schierati fuori dalla location, la sala che si riempie di persone, l'entusiasmo, la gioia. Venite con me. L'evento si svolgerà in questa splendida location, il Molia Hotel Milano. Ma entriamo a vedere un po' dentro cosa succede. La passerella si accende di top model, gente che incomincia a guardare con impazienza. Ed ecco che inizia la sfilata. Ma prima della sfilata andiamo un po' a vedere cosa succede nel backstage. Immagini di sublima bellezza si alternano in una fantasmagorica alternanza di colori, forme e disegni. È davvero l'esaltazione della bellezza, sia per le fantastiche fanciulle che presto vedremo sfilare, sia per gli abiti meravigliosi, colorati, fantasiosi. La creatività della moda sembra quasi voglia sfidare le bellezze della natura. Intanto anche in passerella i preparativi fervono. Oh, benvenuti in questa splendida location. Potete presentarvi? Buongiorno, allora, io sono la cantante detta Anna Singer, mio nome d'arte, e sono anche un influencer, una modella curvy, una make-up artist, caspita, una lash maker. Ci siamo, dai che comincia. Questo signore invece... Dalla Singapore direttamente. Where are you from? I'm CES Liu from Singapore. Ah, good. Fashion Week. Fashion Week. In Milan Fashion Week. Ok. Yeah, thank you very much. Grazie, poi c'è anche allora, un caro amico. Ha parlato del personaggio più... Il personaggio più importante. Di Milano, Renato Russo, Uomini e Donne, Mediaset. Dai, Canale 5, Italia 1, mamma mia, ieri, tutte cose, moda, tante belle modelle, tanta roba, fantastico. dovete venire, Hotel Melia, Milano. Hotel Melia, bene, baci, grazie tante, ciao. Penso che è meglio di tenerlo così. Ah, ok, va bene, allora faccio una col mio, poi te lo mando. Ecco che Beatrice è pronta per la sua esibizione. Ti chiami esattamente? Dai, non vediamo l'ora di sentirti. Dai, a presto, a dopo, ciao. Ecco Renato Urso e Iris. On the right. Fantastico. E gli intrattenimenti musicali, prima che inizi la sfilata, sono davvero deliziosi. You say I'm selfish and then I'm perfect. You treat me like a shit and you make me like a queen. Is it a sick addiction? Is it only like fictions? Every missed call is uncountable. So you come back to my broken heart and fix it, trying to restart. Oh, what does it mean? Maybe I should leave. Love, this is a bipolar love. Love, first we hate and then we love. Oh, oh, and the perfect heart is not. Love, this is a bipolar love. Forza, sui mani! Ma intanto che Beatrice ci intrattiene col suo sound, vediamo nel backstage come sta andando. Ci sono con le loro modelle, designer, stilisti da tutto il mondo.
Ho fatto qualche intervista ad alcuni, ma mi scuso per le omissioni, il tempo è stato limitato. Ci sono rappresentanze dall'America, dal Guatemala, Venezuela, Cecoslovacchia, Olanda, Germania, Francia, Romania, Kazakistan ed altri, e naturalmente dall'Italia. Ciao, sono Claudio Carminati, piacere. Siete un gruppo meraviglioso e piacerebbe sapere chi siete. Vi volete gentilmente presentare e da dove arrivate? Where are you from? I am from Venezuela. Ah, Venezuela, yeah. Sono stati in Venezuela. I'm from Milano. Beh, Milano però non sei nata qui, non credo. Amsterdam. Io sono Pina Grasso, designer Sicilia. Allora, due cose particolari ci puoi dire sul tuo lavoro? Allora, il mio lavoro ci vuole innanzitutto molta passione, molto amore su quello che si va a creare, perché si crea già dal disegno alla scelta del tessuto alla persona che lo deve andare a indossare, e deve avere una, la capacità di mettere nel moderno un qualcosa di antico, perché il nostro passato non lo dobbiamo mai dimenticare. Bene, grazie tante per questa precisazione, grazie. Volete dare un'idea un po' di questa bellissima sfilata, che cosa farete e che cosa pensate dell'organizzazione di tutta questa serata? Questa sfilata è la seconda volta che faccio Fashion Week con questa organizzazione. E 2019 ho lavorato con loro, è stato anche un grande successo. Bene. E io spero e lo so che oggi sarà un bel successo. Sicuramente, non ho dubbi. Vi faccio una domanda di carattere particolare. Per raggiungere il successo, cosa ci vuole secondo voi? What is the for to reach the success? Diseño lencería exclusiva, y estoy encantadísima con el evento. Aparte, está muy bonito todo. Primera vez que participo en un Fashion Week aquí en Milán. Es perfecto, muy bonito. Estoy agradecida por la oportunidad. Muchas gracias. Un'altra domanda un po' particolare. Questa maledetta pandemia, secondo voi, che cosa ha creato nel mondo della moda e in particolare nella vostra attività? Ha creato un po' di disagio, anche il mondo di nostro lavoro ha fatto capire che anche a parte abbiamo bisogno di contatti con le gente per essere, dimostrare la nostra capacità e il loro lavoro, di quello che loro è capace di fare. Bravi, benissimo, grazie tante allora, grazie ancora, a presto. Ciao, io sono Claudio Carminati. Io sono Renata Kliska, ciao. Di Slovacchia. Ah, Cecoslovacchia, benissimo. Sì. Allora, innanzitutto devo farti i miei complimenti per la collezione. Grazie. Bellissima, grazie. Molto brava. Grazie, molto e per bene. Le tue modelle, no? Grazie. E volevo farti due domandine veloci, no? Sì. La prima domanda è un po' particolare. Cosa ha ispirato la tua collezione? A chi è indirizzata? E che colori sono quelli che ti hanno dato l'input a questo fantastico? E tutta la collezione è preparata in tutti i colori, non solamente in nero, perché io non preferisco nero colore, perché inverno io non ho bisogno solamente nero. Tu italiano eccellente. Sì, grazie. E questa collezione è preparata molto femmine, perché io penso che mascoline per una fama non è tan importante, e per questo è mia collezione assolutamente femmine, assolutamente colorata e assolutamente fresca. Io penso che è fresca. Ho capito. Una domanda un po' particolare. Che cosa ti ha indirizzato al fashion designer?
Una femmina. Per me una femmina è come una pintura. E senti, ti faccio un'altra domanda particolare. A proposito di questa maledetta pandemia, secondo te che ruolo ha avuto in generale nella moda e in particolare nella tua collezione, nel tuo lavoro? Tu lo sai, questo non è facile perché durante Covid tutto il mondo è a casa e per questo non ho bisogno di questi modelli. Però io penso che oggi andiamo a molti eventi, per questo io penso che... Futuro splendido sarà. Io penso. Senti, allora, un'ultima domanda. Per raggiungere il successo, cosa bisogna fare nel tuo lavoro? Non lo so, questo non lo so. Dai, se l'hai raggiunto, se l'hai raggiunto è segno che hai delle idee ben chiare. Però io penso che devo lavorare. Questo è mio. Questo è certo. Bene, io... Sapete, forse dov'è la stilista di quel brand lì? Ecco, non lo so. Comunque ti faccio i miei complimenti e ci vediamo più tardi. Grazie, molto bene. Ok.